Siamo nel cuore della cittadina di Adria. Il primo spezzone è quello dei comitati polesani, già sta attraversando, diciamo, i ponti che vanno verso il centro. Il grosso del corteo sta arrivando, sono veramente moltissime le persone oggi che hanno deciso di essere qui per dire no al carbone, per affermare, diciamo, una possibilità diversa anche di sviluppo per questa zona del delta del Po. Come vedete, fino in fondo, nelle ultime case lungo l'argine, la manifestazione deve ancora svoltare. I numeri sono veramente reali, di circa 3.000 persone, soprattutto dal Veneto, qui al livello locale, che hanno voluto essere in piazza per affermare che questa centrale non si deve costruire. È una manifestazione, quella di oggi, è una giornata che parte da lontano, parte, diciamo, dalle riflessioni avvenute subito dopo il referendum, riflessioni che guardavano al fatto di non fermarsi né sulla questione dell'acqua come bene comune, né sulla questione dell'energia come bene comune, dal fatto di affermare quello che in fondo le persone hanno voluto dire con il referendum, e cioè che c'è un altro modo, che c'è un'alternativa per gestire sia l'acqua, i servizi, che l'energia, e l'alternativa è costruita da un modello di sviluppo diverso. Tra l'altro, in questi giorni di crisi ancora di più ovviamente pesano sulle scelte come la centrale di Porto Tolle, scelte che riguardano il fatto di fare profitti, di costruire, diciamo, anche intorno a questi beni comuni la finanziarizzazione della realtà, della nostra stessa vita, e su questo ancora una volta speculare. Sono tutti questi no condensati in un sì, il sì all'alternativa energetica, quelli che oggi hanno portato 3.000 persone qui in piazza Adria nella giornata nazionale contro il carbone.